Ciao a tutti ed eccoci qua, oggi faremo l'unboxing di questo Canon, che lo già intravedete, che è una stampante scanner che io devo riabilitare perché devo mandare dei documenti, così voglio provarla a vedere se riesco a configurarlo con GIMP su Windows 10. Eccolo qua, me l'ha presa, cioè, sì, c'è tutto. Eccola qua, adesso proviamo a installare. Eccoci, allora io per l'occasione ho preso questo piccolo comodino che uso spesso, che adesso ci metterò sopra questa stampante. Eccola qui, allora qui c'è il computer, quello nuovo. Devo sbrogliare i fili, questa potrebbe essere un'operazione molto complicata. Sbrogliare i fili. Tra l'altro, un tempo fa ho fatto un vlog in cui con questo scanner facevo la scansione di piccoli oggetti. Farò anche quello, anche se vorrei fare delle foto prima. Ok, qui abbiamo l'alimentazione diretta, per fortuna non è un alimentatore. Mi resta che collegare e accendere il computer. Ed eccoci qua, adesso facciamo una prova. Vedete, qui c'è lo scanner pronto, abbiamo impostato il GIMP, abbiamo fatto crea nuova. Come fonte abbiamo messo lo scanner, macchina fotografica, lui mi ha trovato direttamente, non ho avuto bisogno nemmeno di installazione, incredibile. Faremo questa cartolina di prova di Sant'Arsenio, in provincia di... che provincia è? Di Salerno. La mettiamo qua nello scanner, eccola qua, eccoci qua, e facciamo partire la scansione da GIMP. Eccolo qua, andiamo con digitalizza. Voglio riprendere un attimo qua. Sta acquisendo l'immagine, ok. Infatti eccola qua nel nostro schermo, nel nostro monitor, eccola qua. E, oddio, qui è da ridimensionare in qualche modo. Va bene, adesso questi sono tutti i lavori da fare con il GIMP stesso, cioè il ridimensionamento dell'immagine. Si va qua su dimensione, dove era? Scala immagine, eccola qua, vedete, è enorme. Facciamo, che ne so, tipo 800, lui prende in automatico, facciamo l'imposta, eccola qua, anzi no, scusate, scala, però li mettiamo 800 perché l'ha perso, 800 per 1100, scala, ok, sì, però c'è qualcosa, bisogna accroppare questa cosa qua. Comunque vedete, l'ha acquisita tranquillamente e abbiamo fatto appunto la scansione di questa cartolina di Sant'Arsenio. Avevo detto che si possono fare anche piccoli oggetti, esattamente, perché avevo creato un video nell'altro canale in cui in questo scanner facevo delle scansioni di piccoli oggetti. Per esempio questa penna la mettiamo qua, abbassiamo il coperchio e facciamo, questa la possiamo anche cestinare, facciamo un'altra, facciamo crea scanner, ok, via, immagine, facciamo anteprima per vedere come viene, poi possiamo fare il digitalizza che ci dà il file totale. Vediamo un po', eccola qua, noi la possiamo anche vedere, croppare, ingrandire, fare come vogliamo, possiamo fare così, digitalizza. A questo punto c'è la scansione definitiva. Ci metto un po' di tempo a seconda di come è impostata, diciamo, la dimensione dei pixel e tutte queste cose qua, che ho lasciato tutto per default in modo che gestisce tutto. Eccolo qua, vedete, c'è la penna e poi possiamo salvare qua con le immagini, salva copia, non salva copia, dovete fare esporta come.
questo esportacondi è il salvataggio di file PNG o JPEG, qui tutti i formati di stampa possibili. Abbiamo fatto la scansione di questa penna. Di questa penna possiamo fare qualsiasi altra cosa, per esempio non credo che l'armonica ci riesce perché semplicemente c'è troppo riflesso, perché è una cosa lucida. Ci voglio provare. Vediamo un po'. Vediamo un po' un attimo. Rifacciamo la scansione, facciamo crea. Molto facile, cioè molto intuitivo, eh? Questa cosa funziona anche su Photoshop. Ovviamente io ho messo il clone di GIMP, che è la versione gratuita, già avevo fatto un altro video, scanner, macchina fotografica, selezioniamo questo, se ce ne sta più di uno, per esempio una webcam o altre cose, su questo elenco ci sarà l'elenco totale, diciamo, di tutte le fonti. Facciamo seleziona e facciamo prima un'anteprima, vediamo che cosa succede. Sto scansionando, vediamo. Ok, mi sembra buono. Fammi vedere un attimo, facciamo il crop. Ok, facciamo digitalizza, vediamo un attimo. Poi vabbè, ci dobbiamo un attimo studiare bene tutte le impostazioni, le faremo poi, tutte le regolazioni ce le faremo direttamente con GIMP o con qualsiasi altro programma di grafica che abbiamo. Vedete, l'ha fatta un po' sfocato qui, mi sembra, sulla vite, però comunque è una cosa che funziona molto bene. L'importante è che viene in qualche modo coperta la superficie con il coperchio, scusate il gioco di parole. È tutto per ora, io ho bisogno appunto dello scanner e mi è venuto in mente di fare questo piccolo vlog. Funziona e sono contento che funziona. Devo adesso poi gestirmi bene con GIMP, ma quello è un altro discorso, discorso software. Discorso hardware, non c'è stato bisogno di niente, almeno questo è Windows 10. Ma io questo scanner, questa stampante, la Pixma, l'ho anche configurata con Windows 8 e Windows 7. Funziona dappertutto senza aver bisogno di nessun CD appeso. Qui almeno nemmeno se ne è accorto praticamente. Grazie a tutti della visione e alla prossima. Ciao a tutti.